un anno difficile che richiede quindi un cambio di passo per essere più vicini al mondo dell'impresa, più vicini con una presenza più assidua sul territorio, con tante iniziative di promozione per valorizzare l'offerta turistica del nostro territorio, valorizzare la ristorazione e difendere il mondo del commercio. Soprattutto un'azione forte dal punto di vista politico per salvaguardare la vita, la sopravvivenza delle imprese del commercio nei borghi. Per questo chiediamo una legge per una fiscalità di vantaggio per le imprese dei borghi montani e collinari. È una proposta che noi facciamo da anni, che oggi trova anche dei riscontri importanti dal punto di vista politico nella nostra provincia, ad esempio dal presidente della provincia Paolini. Ma voglio dire, tante iniziative, quest'anno sarà l'anno dei 40 anni dei weekend gastronomici, l'appuntamento più importante nel settore dell'enogastronomia, sarà l'anno di una forte attività di promozione turistica legata al progetto itinerario della bellezza, considerando che iniziamo l'anno con un cambio di passo ancora, perché sono 21 i comuni che hanno affidato alla Confcommercio l'incarico per la promozione turistica, quindi un cambio di passo che si rende necessario per le difficoltà del momento. Ed una delle richieste più importanti che facciamo poi alla politica è quella della definizione di una strategia per il caro bollette, cioè non è pensabile che a fronte di un price cap a livello europeo sul prezzo del gas si continuino ad aumentare i prezzi dell'energia elettrica, del gas, del gasolio, della benzina. In questo modo sparisce l'imprenditorialità italiana, perché chiuderanno migliaia di aziende, come già hanno chiuso oltre 230 nella nostra provincia nel 2022. La promozione turistica ci occuperà con tante iniziative. Incominciamo già questa settimana con la Fiera del Turismo di Madrid e poi via via fino ad arrivare a Milano il 13 di febbraio con la presentazione della nuova edizione della guida dell'itinerario della bellezza e il 14 con l'itinerario del mototurismo. Confcommercio Peso Urbino Marche Nord crede che il turismo possa essere la leva fondamentale di sviluppo della nostra economia. Movimentare il movimento turistico, cioè aumentare il movimento turistico, come è accaduto già nel 2022, può voler dire aumentare le possibilità di aumentare i ricavi di tutte le attività economiche, dal commercio all'artigianato al mondo agricolo. Peraltro siamo vicini anche alla costituzione del distretto del cibo di prossimità, distretto bio Terre Marchigiane, che avrà un ruolo fondamentale per la valorizzazione della ristorazione e dei prodotti tipici delle nostre aziende. Nel 2021 avevamo una percentuale di presenze di stranieri del 15%, siamo passati al 19,70%, quindi c'è un forte incremento, oltre il 60% appunto, ma non basta. Non basta, perché in altre regioni c'è un quasi equilibrio tra turismo straniero e turismo nazionale. Prima della pandemia era 50% proprio, 50-50. Noi ovviamente con l'itinerario della bellezza, con 21 comuni, faremo la nostra parte, con tante fiere, tante iniziative in Italia e all'estero, ma è ovviamente necessario che il brand Marche abbia un risalto maggiore nella comunità europea e a livello nazionale.